Ciao a tutti, siamo finalmente arrivati alla novena di Natale. Oggi è il primo giorno della novena di Natale. La novena di Natale è come un conto alla rovescia, mancano 9 giorni all'evento più grande, più fantastico, più meraviglioso che ci possa essere, ovvero la nascita di Gesù. Il mistero dell'incarnazione. Dio si fa uomo e viene ad abitare in mezzo a noi. Che bello! Iniziamo questa novena di Natale con uno dei primi personaggi del presepe, l'asinello, e ci facciamo aiutare da una storia. Una volta gli animali fecero una riunione. La volpe chiese allo scoiattolo: «Che cos'è per te il Natale?» E lo scoiattolo rispose: «Per me è un bell'albero con tante luci, tanti dolci da sgranocchiare appesi ai rami». La volpe continuò: «Per me, naturalmente, è un fragrante arrosto d'oca. Se non c'è un bel arrosto d'oca, non è Natale». L'orso interruppe: «Panettone, panettone, per me Natale è un enorme profumato panettone». La gazza intervenne: «Io direi gioielli sfavillanti, gingilli luccicanti. Il Natale è una cosa brillante». Anche il bue volle dire la sua: «È lo spumante che fa il Natale, me ne scolerei anche un paio di bottiglie». L'asino prese la parola con foga: «Bue, ma sei impazzito? È il bambino Gesù la cosa più importante del Natale, te lo sei dimenticato». Vergognandosi, il bue abbassò la grossa testa e disse: «Ma questo gli uomini lo sanno?» Bene, preghiamo insieme. Signore Gesù, aiutaci a comprendere le cose che davvero contano. Aiutaci a guardare a te, che sei il centro di ogni cosa, non solo a Natale, ma ogni giorno della nostra vita, sia nei momenti felici che nei momenti tristi. Amen. Oggi voglio impegnarmi con tutta la mia famiglia a dire qual è il vero significato del Natale. Abbiamo iniziato questa novena nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti, a domani!